Salve a tutti, sono Francesco Rizzi, presidente pro tempore del Comitato Feste Patronale di Castellana Grotte. Brevemente vi spiegherò com'è nata la Diana. Ringrazio lo staff di Sai Che Web TV per i video realizzati. Come vi avevo accennato, la Diana nasce da alcuni componenti del comitato che nella notte prima delle fanove giravano per i frantoi, dove, sapendo che c'era ancora la molitura delle olive, loro gli portavano un caffè caldo e nello stesso tempo raccoglievano dell'olio per alimentare la lampada davanti alla Madonna della Vetrana. Col tempo si è un po' evoluto, si è aggiunta la banda, il clero e la gente pure, che ci accompagna per le vie cittadine, fra un frantoio e l'altro, con questa nenia che risuona nelle strade. Questa antica nenia è stata scritta dal maestro Pasquale Pedute, dal titolo La Diana. Ringrazio i componenti del Comitato Feste Patronale per il loro sostegno e lavoro, il clero per il loro sostegno morale, l'amministrazione comunale, tutti i castellanesi, anche quelli che hanno dovuto lasciare Castellana. Ringrazio i spettatori di Sai Che Web TV e che la nostra padrona ci protegga tutti quanti. I farò dell'11 gennaio a Castellana Grotte, provincia di Bari, in Puglia. Tanti anni fa, nel lontano 1690, scoppiò una grande epidemia, la peste. Morirono tante persone e non si trovava una cura efficace. In quell'epoca, secondo la leggenda, la Madonna Santa Maria della Vetrana, la notte dell'11 gennaio 1691, apparve a due buoni sacerdoti, Don Giuseppe Gaetano Lanera e Don Josafà Pinto. Nel mentre che stavano implorando con fervore le loro preghiere ed ebbero simultaneamente una interna illuminazione, la quale consigliò loro di spalmare sui buboni dei malati l'olio santo posto nel lume accanto alla sua immagine. Nel contempo a Don Giuseppe Gaetano Lanera fu rivelato di riedificare ed ampliare la chiesa, mentre a Don Josafà Pinto la voce gli ordinava di cacciare la peste dalla terra di Castellana con questa formula: «Io ti comando, mia sorella peste, che tu, in nome dell'Augustissima Trinità e della Beata Vergine, esca da questa terra e mai più vi ritorni». Così fu. Dal giorno 12 gennaio il miracolo avvenne e molte vite furono risparmiate, non solo a Castellana, ma anche nei paesi limitrofi. Da allora ogni anno si ricorda quell'evento che inizia con la Diana la notte sino all'alba. Seguiti da fedeli e dalla banda musicale, vanno di frantoio in frantoio per ricevere l'olio che poi servirà per tenere accesa la lampada della Madonna.
A Castellana, quando non ancora si coniugava con Grotte, nei giorni precedenti alla festa di gennaio, il contadino, tornando dalla campagna, dà all'orario vespertino dell'Ave Maria, giunti con il carro davanti al convento, deponevano per terra con delicatezza, come se fosse un ex voto, radiche e tronchi di olivo, che raccontavano ancora un pezzo di storia della loro terra spietrata e unificata dal sudore dei padri. Era una liturgia silenziosa che recitava fede e lavoro, nostalgia e speranza. Entrambi i casi avevano una ritualità corale in cui la devozione della Madonna aveva il primo posto. Da allora i cittadini di Castellana, per devozione, a partire dal convento e in varie vie del paese, accumulano catasti di legno per ergere le vanove pronte per la sera dell'11 gennaio.
passati 330 anni dalla miracolosa liberazione della peste. Da allora, con i frati alcantarini, i devoti e la banda musicale, partendo dal convento, iniziano una lunga fiaccolata dando il via all'accensione delle fanove. Così, intorno ad esse, nel ringraziare la Madonna del miracolo ricevuto, inizia la gioiosa notte di devozione e tradizione, pregando e cantando Ave immortal benefica tu sei del popolo. Thank you.
giorno 12 gennaio, con ancora il calore delle fanove, la Madonna, uscita dal convento, viene portata in processione e ospitata nella chiesa madre di San Leone Magno per essere venerata.